Siamo arrivati all'ultima parte del webinar. Io vi presenterò l'Humanity House. L'Humanity House si trova all'AIA, è un'iniziativa di Amnesty International e della Croce Rossa. Insieme hanno creato un museo dove le persone possono fare un viaggio esperienziale. Praticamente tu ricevi una carta di identità, devi mettere i tuoi dati, parti in gruppi da due o da tre e vai a viaggiare e sperimentare. Quello Io che durante vivo questo molto viaggio ho rifugiata. fatto le foto a 360 gradi con il permesso di chi gestisce il museo per poterlo diffondere e per poterlo soprattutto anche condividere con i miei studenti. Siamo scesi dalle scale, entrati in questa porta e ci siamo trovati in questa stanza. Qui arriva una lettera. Questo è il biglietto che serve, la carta d'identità, perché senza carta d'identità tu non puoi partire per il viaggio. Vi lascio il link, quindi non vado ad aprire tutti i link presenti nella stanza. Se dovessi partire d'un istante, proprio adesso, che cosa porteresti con te? Perché certe cose nella vita accadono in modo davvero improvviso. Non parti mai senza l'idea che sarà per sempre. Qui ci troviamo nell'archivio, ovviamente finta, nell'archivio della Croce Rossa Internazionale. In questo archivio sono contenuti tutti i dati, dei rifugiati, in modo che i loro parenti, che sono rimasti a casa, possano cercarli. Questo potete capire che è molto importante, soprattutto perché durante tanti viaggi le persone spariscono, muoiono, abbiamo bambini, insomma, un problema molto delicato. E un'attenzione a un diritto molto importante, che è il diritto ad avere una famiglia. Al prossimo ambiente si accede attraverso delle porte. Questa foto che vedete ha un significato molto importante perché secondo i dati che noi troviamo sulla nostra carta d'identità, ogni dato cambia il nostro destino. Sei maschio, sei femmina, sei un bambino, vieni da un paese piuttosto l'altro, hai un'istruzione piuttosto da un altro. Questo va a decidere dove vai e non sei tu. Per te ed è il sistema che sceglie. In questo tour manca una stanza, l'ho rappresentata con questa foto, ed è la stanza dello specchio. Lì, in quello specchio, non ti vedi, non ti puoi vedere. Questo proprio significa la perdita dell'identità totale. L'ultima stanza di questa esperienza esperienziale, di questa spedizione, è la stanza e l'ambiente dello storytelling. Ci sono tante piccole casette e in queste casette praticamente possiamo sederci tranquillamente e ascoltare le storie. Sono storie molto brevi e interessanti anche come un progetto da creare con i vostri studenti, come un lavoro sullo storytelling della vita delle persone. Troviamo tanti libri, li possiamo anche ricreare in qualche modo queste storie. Quando facciamo questo, l'esperienza stessa di apprendimento diventa un'esperienza immersiva. Ecco, io vi ho voluto presentare questo Thinklink War con una dimensione etica, sociale, di cittadinanza veramente mondiale, di diritti umani,
E vi lascio soprattutto questo film che assolutamente lo dovete andare a vedere. È stato realizzato da Chris Milk. Per Chris Milk la realtà virtuale può diventare una specie di macchina empatica. La realtà virtuale ti mette proprio in condizione di poterti avvicinare a livello di empatia a una persona. Vedete per credere, non dico altro, vedete il video. Io credo che la realtà virtuale è uno strumento molto potente e veramente sono convinto che il pensiero di Chris Milk è fondamentale per questo. Strumento della realtà virtuale per creare empatia, per avvicinare le persone proprio in un momento di quasi di crisi di comunicazione. Quindi è interessante veramente studiare e approfondire l'uso di questi strumenti.